Buongiorno, oggi, oggi puntata seduti perché abbiamo, abbiamo l'ospite d'onore di oggi, è il presidente di Confindustria Vincenzo Marinese. Che, che ringraziamo, salutiamo e eh, con cui dialogheremo poi dopo un po' per avere un po' la. la... Buongiorno, buongiorno, fine, buongiorno. <ride> buongiorno, Vincenzo. Buongiorno Vincenzo, per raccontare un po' com'è la situazione dell'economia, dell'industria eccetera. Questo appuntamento con i presenti categorie continueremo a farlo anche con, eh, con tanti altri, non solo per ascoltarli oggi, ma per continuare, per arrivare alla condivisione di una proposta che sia locale, per quello che possiamo fare ovviamente come comune, è chiaro, e come collettività locale, in maniera completamente trasparente rispetto ai cittadini, perché vogliamo che tutti sappiano quello che sta succedendo, ma non soltanto con una dichiarazione finale o con la conferenza stampa o col provvedimento, ma con tutto il percorso e anche con le correzioni dei provvedimenti che facciamo che magari non dovessero funzionare o che dobbiamo, dobbiamo aggiornare. E, ecco, io direi, comincerei a ringraziare tutte le persone che ci guardano, abbiamo dei numeri, numeri sorprendenti su Facebook, noi in otto puntate, questa è la nona che facciamo per parlare con i cittadini, abbiamo iniziato da quando il governo ha scalato l'ultima fase, quella più più dura a tutto sommato, quando ha chiuso le fabbriche diciamo non strategiche, definite non strategiche, e ha di fatto eh, obbligato a casa molte persone. Abbiamo pensato che con queste persone è bene parlare, anche per un discorso così come obiettivo, lo ripeto ancora una volta, sì, quello di tenere informate le persone, ma anche riuscire a far sentire una collettività viva e presente. Ecco, questo è anche il motivo che vogliamo arrivare. Se riusciamo a, a strappare un sorriso ogni tanto in dentro a un percorso di tante criticità, credo sia opportuno per, per avere un'ambizione un anche di ripartenza, Che il tema, il tema generale e sociale è ovviamente importante eh, e, verrà, e sarà sempre più messo a fuoco man mano che passerà, perché passerà l'epidemia e a quel punto là dovremo essere pronti a ripartire perché i danni si conteranno e saranno ingenti. Ecco, io adesso eh, comincerei aprendo con un video simpatico che è un video uh, che ci hanno mandato. Uh, sul, uh, sulla, sul. Sapete che abbiamo un numero di cellulare che poi daremo per poter inviare i video. Intanto vediamo questo che è simpatico, e poi. Sei, sei uscire, Se sei triste di non uscire, di Miao. Se sei triste di non uscire, di Miao. Se sei triste tu lo sai, Miao vola me lo dovrai. Se sei triste tu lo sai, di Miao. Io non capisco perché questi due umani adesso stanno sempre a casa. Pensiamo. Voglio uscire! Non ce la faccio più a restare a casa. Tufo io, oh. no, non si esce. Bambà, ma Dio, non si esce. Si, una nota personale: intanto che sono in trasmissione, ho ricevuto la telefonata a cui non ho potuto rispondere, ma insomma. Per cui gli faccio, le scuse, gli faccio le scuse in diretta. A mio figlio, che mi ha telefonato perché si è laureato oggi, gli faccio i complimenti. Ho fatto. Non, non, non sono riuscito ancora a sentirlo perché sono stato da una riunione all'altra. però, Andrea, ti faccio veramente i complimenti. Sono orgoglioso di te. Il resto, ci sentiamo dopo quando ho finito. Non riesco a parlare con i miei figli, cioè. Vabbè questa è la situazione, insomma, ci stiamo impegnando al massimo a prescindere. Va bene. Ehm, L'aggiornamento della polizia locale. Allora ehm, ieri sapete che ogni giorno facciamo il bollettino di quanto dell'attività legata al Covid della polizia locale. Abbiamo eh, controllato ieri 486 persone. Abbiamo rafforzato questi controlli anche perché ehm, abbiamo notato che su certe linee c'era un po' troppa gente, sul, sul 7 a Marghera a certe ore, eccetera. E su 486 persone ieri abbiamo, abbiamo sanzionato 12 persone. E, siamo arrivati di fatto dall'inizio della, della crisi, eh, di questa epidemia, a verificare 2034 persone. Sono state sanzionate fino ad oggi, tra sanzioni e denunce penali, 82 persone, per cui continuo a dire rimanete a casa e ci si muove soltanto nelle situazioni che voi ormai ben sapete. Magari poi farò un anche un aggiornamento sui chiarimenti del Ministero di oggi. E, ieri sono state denunciate anche persone per altri reati, una persona, e sono state controllate 10 attività o esercizi per capire se erano in regola, non è stata elevata nessuna sanzione perché abbiamo trovato tutto, ad, tutto a posto e fino a oggi abbiamo controllato 414 14 aziende. E, ieri avevamo fatto due video, li facciamo vedere oggi, dell'attività della, dell che abbiamo fatto sui bus. E poi quella all'uscita di Imbarcadero a Rialto, un po' per, anche per far vedere il tipo di servizio che stiamo facendo. Ringrazio ancora ovviamente la polizia locale nostra. Prego. Sette. Eh, facciamo i controlli sui vaporetti dell'A1 che arrivano da Piazza de Roma e vanno verso Piazza de Roma per controllare le autodichiarazioni e per verificare che siano tutti eh, persone che stanno andando a lavoro o che abbiano motivi di necessità o visite mediche e per assicurarci che non ci siano, visto che già i vaporetti sono abbastanza pieni che non ci siano persone che non hanno alcun motivo per andare su controlliamo le autodichiarazioni, verifichiamo che siano quelle corrette eh, diamo supporto alle persone che non ce l'hanno, non l'hanno compilato, non l'hanno trovata, quindi diamo il modello corretto, diamo una mano a compilare le autodichiarazioni e ritroviamo al lavoro. Fino ad adesso ne abbiamo controllate 156, Nellì in media ce ne sono circa una ventina, riusciamo a controllarne una ventina per evaporetto di quelli che arrivano da Piazzale Roma, quelli che vanno verso Piazzale Roma c'è un po' di con gente. E, Qualche persone che fanno visite mediche, in due andranno a fare visite mediche, in due le spese, in due per necessità, tutti gli altri tutti al lavoro. Eh sì, un'altra notizia di servizio ci sembra importante. Il ministro Speranza oggi, questa mattina, al, al Senato ha annunciato la decisione del governo di prorogare le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali fino al 13 aprile. Perché tutto sia trasparente, noi vi proiettiamo il video in cui il Ministro Speranza, siccome non c'è una circolare ma è una dichiarazione, ormai viaggiamo così, vi facciamo vedere il pezzo in cui il ministro conferma quello che appena detto. Cioè sono state bloccate e per adesso ancora soltanto come annuncio ma arriverà sicuramente la, la, poi la circolare vi faremo vedere, però è stato dichiarato che verrà prorogato il fermo, lo dico per tutte le persone che si devono organizzare perché fino al 13 aprile, immagino compreso, eh, facciamo vedere il video. La strada da percorrere è ancora lunga perché senza il vaccino non sconfiggeremo mai definitivamente il, il Covid. Non solo non dobbiamo abbassare la guardia, ma tutti dobbiamo essere consapevoli che per un periodo non breve dovremmo saper gestire una fase di transizione. Sarà indispensabile graduare la riduzione delle attuali limitazioni, adottando adeguate e proporzionali misure di prevenzione per evitare che riesplodano nuovi gravi focolai di infezione. La fase di convivenza con il virus andrà gestita d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico con grande prudenza, continuando a monitorare molto seriamente il fenomeno. E conservando tutte le buone pratiche individuali che abbiamo imparato a rispettare in queste settimane con i nostri comportamenti responsabili. Certo, dobbiamo programmare il domani, lo stiamo già facendo, ma senza smettere di essere consapevoli di cosa sia questa fase e di dove siamo esattamente oggi. Sbagliare i tempi o anticipare alcune mosse. Finirebbe per vanificare il lavoro fatto in queste difficilissime settimane. E questa è questa l'unica strada realistica e praticabile per riaccendere i motori della nostra economia, per recuperare pienamente la dimensione sociale ed affettiva della nostra vita, per riconquistare le nostre irrinunciabili libertà. E da queste valutazioni che ho voluto indicare in premessa del mio intervento, Figlie delle indicazioni e delle valutazioni del nostro Comitato Tecnico Scientifico che scaturisce la decisione del Governo di confermare fino al 13 di aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali precedentemente adottati. Essendo, essendo il 13 aprile se non sbaglio Pasquetta, Pasqua il 12, Pasqua, la, eh, la nostra festa della resurrezione. Speriamo che insomma, si possa cominciare adesso a pianificare. A noi non è nota la, 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 la modalità, ma adesso ne parleremo anche col Presidente di Confindustria. La riapertura che può essere graduale, ma sicuramente il nostro apparato produttivo. Per cui, bisogna che cominciamo a dirci adesso quello che si farà il 14. Non possiamo attenderci gli annunci le, di notte, di sabato, eccetera. Cioè, noi stiamo chiedendo semplicemente di, di partecipare, appunto anche sapendo, magari essendo informati, di quelle che sono le misure che il Comitato Tecnico della Salute potrà, potrà dirci, non c'è dubbio che ogni giorno che passa il, il, il rischio di, eh, di, grande, di grande tragedia economica è sempre più, 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 più dietro l'angolo, per cui sicuramente il periodo di condivisione di cui parla il Ministro è assolutamente essenziale, giustissimo. E proprio per questo conviene che subito ci muoviamo con gradualità a capire come l'apparato, diciamo almeno quello industriale e produttivo, possa ricominciare a, a macinare, perché non ce la faremo a gestire tutti quanti i disoccupati che rischiamo di dover creare. Perché un conto è difendere dei lavoratori che momentaneamente restano senza lavoro, un conto è difendere i disoccupati. La questione è molto molto diversa, per cui con tutto rispetto dico che è proprio questo il momento di discutere. Di discutere e di sapere cosa fare. Noi oggi ne parleremo apposta. E sempre per dare una informazione, perché fino al 13 tutti a casa, intanto. Poi il Ministero dell'Interno, il gabinetto del Ministro, ha emanato una direttiva. Io ve la così minimo sintetizzo: chiarisce, eh, in parte l'avevamo già fatto, avevamo fatto noi una richiesta con la Regione, ma in sostanza il gabinetto del Ministro precisa meglio, per cui sappiate tutti, che si in qualche modo il divieto di assembramento non, non può ritenersi violato, per cui si può fare dalla presenza di spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza, per esempio le case famiglie. Ci sono delle situazioni di persone che hanno delle difficoltà, delle che abitano assieme, che se vanno fuori, dentro i, 12, dei, cioè i soliti 200 metri, ma vanno fuori di casa, magari più in gruppo perché sono anche in maniera di, 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 hanno bisogno di stare insieme, ecco, sappiano che è possibile con questa, con questa, con questa determina della, del, del gabinetto del ministro ha spiegato e per cui comunque noi abbiamo sempre lo 041-041, lo dico alle associazioni, o alle persone che hanno bisogno di chiarimenti. Noi poi diamo chiarimenti anche specifici su questo evidentemente, ecco vedete dietro 0401 041 041, 041 o Dime che è il nostro portale dove ci sono tutti i servizi e anche gli spazi per poter insomma, fare domande e questioni che magari vi sembrano più, più importanti. In questa ordinanza si specifica nella medesima ottica per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche è da intendersi consentito, si può fare, ad un solo genitore di camminare con i propri figli minori, i piccolini, in quanto, di poter camminare, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. Traduco, potete portare fuori il bambino a fare due passi intorno a casa, potete andare un genitore con un bambino. La stessa attività può essere svolta inoltre nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute. Se dovete andare a fare la spesa, il bambino eh, può essere in qualche modo accompagnato dal genitore per fargli fare due passi, probabilmente. Ecco, non si può, però, andare ai parchi, eccetera. Noi su questo, su questo eh, abbiamo una serie di risposte, domande e risposte che arrivano frequenti. Al nostro centro, al nostro 041041, e abbiamo, abbiamo preparato una lista di slide, credo, che in qualche modo possono aiutare domanda e risposta. Cioè, il genitore con un bambino può passeggiare in prossimità della residenza? Sì entro 200 metri dall'abitazione e con documento di identità al seguito. Attenzione che queste domande e risposte, domande frequenti, le trovate nel sito, nel sito Dime, adesso le inseriamo nel sito Dime, per cui avete, questa è l'interpretazione della nostra polizia locale, per cui insomma, potete stare tranquilli, in questo si può fare, che non vuol dire andare ai parchi, eccetera. Vediamo l'altra. Un genitore con un bambino può uscire per andare al parco o area giochi vicino alla propria residenza? No. Non può andare al parco, i parchi sono chiusi, i centri giochi sono chiusi, eh, può uscire per, per passeggiare, ma non per andare al parco o nemmeno in area giochi. Ecco, questo sia chiaro. Passiamo a un'altra domanda, frequente insomma, per, chiarim per chiarimento: il genitore con bambino può fare jogging seguito dal bambino in bicicletta in prossimità della residenza? No, no non lo può fare. È possibile accompagnare un disabile o un genitore anziano a fare una passeggiata in prossimità della residenza? Sì, si può fare, entro i 200 metri dell'abitazione e con documento di identità al seguito. È chiaro, per sgranchirsi un po' le gambe, perché uno magari in appartamento chiuso deve essere una roba incredibile ovviamente, per cui ci sono risposte che, sono, che abbiamo chiesto e si può fare. Mi raccomando, di avere il documento dietro. È possibile accompagnare persona anziana o invalida in farmacia, ambulatorio, medico, anche se ubicate non in prossimità della residenza? Sì, per andare dal medico in farmacia si può, però attenzione, senza effettuare tappe intermedie e con un percorso diretto. Faccio notare qualche volta che vi potrebbe essere chiesto il numero di cellulare, perché abbiamo visto che in qualche modo qualcuno fa la traccia anche del percorso. Per cui. Cercate di stare rigorosi a queste cose, non vi inventate trucchi e trucchetti, cioè, basta tenere duro un altro po' e usciamo da questa situazione che ovviamente è pesante, però è pesante un po' per tutti, dobbiamo farcela. Le strutture alberghiere devono rimanere chiuse? No, le strutture alberghiere possono rimanere aperte, cioè se il titolare decide possono rimanere aperte, chiaramente in questo momento a Venezia non, non c'è, però la spiegazione è che queste attività, le alberghiere, rientrano tra le attività che possono rimanere aperte. Ma in caso di assenza di prenotazioni, il titolare può chiudere mantenendo in servizio il solo personale necessario per la gestione degli impianti tecnologici e di sorveglianza della struttura. Ecco, può capitare che il titolare di un ristorante debba andare a controllare i frighi o l'allarme in qualche caso nella sua bottega, chiaramente compilando la certificazione, eccetera, da casa sua a quella sede della sua attività può andare. Chiaro che motiva come uno stato di necessità, controlla l'allarme, controlla, controlla la chiusura delle porte, può controllare la sua attività. Eh, ecco, sappiate che però non deve fare 100 giri, deve andare lì e tornare a casa. Questo è come si funziona oggi il decreto. Poi è possibile andare ad acquistare materiale presso rivendite di piante e sementi? Sì. Sì, il materiale però deve essere utilizzato all'interno di casa propria, che poi uno non pensi di andare nell'orto sociale da un'altra parte, quello non si può fare. Si possono comprare piante, piantine e sementi per gestire nell'orto di casa propria, si può andare dal rivenditore, si compra la piantina o i sementi, però poi si piantano nel proprio orto, cioè si torna a casa in sostanza. Ecco. Poi è possibile camminare in prossimità della propria abitazione? Sì, è possibile anche lì. Da soli, ovviamente, cioè non in gruppo, entro 200 metri dall'abitazione con il documento al seguito. Ok, abbiamo, abbiamo terminato queste che ci sembravano un po' di cose più chiare, comunque le, le pubblichiamo nel sito DIME e anche lì ecco, lì abbiamo avuto eh, anche ieri ho avevo i dati prima, ma insomma parliamo di 600 più di 600 telefonate dove ci sono una serie di domande, poi noi abbiamo riassunto quelle della mobilità, ce ne sono altre. Comunque il servizio DIME per vostri chiarimenti per le linee. Per, soprattutto per i servizi eccetera, siamo a disposizione ringrazio anche tutte le persone che da casa eh, parlo di dipendenti del comune o delle municipalizzate o di tutta la struttura che sono comunque al lavoro i smart work cioè, che comunque lavorano e hanno dato grande disponibilità eh, anche dando in certi casi il loro numero, il loro numero di cellulare altra notizia eh, sono state prorogate le, le, diciamo, le, le la gratuità sulle strisce blu. Chiaramente eh, abbiamo prorogato fino a sabato 18 aprile, ehm, ovviamente sabato incluso di 18 aprile, la gratuità della sosta in transito, quelle strisce blu, sul territorio del comune Venezia. Le uniche strisce che restano a pagamento sono quelle a Piazzale Roma. Non perché pensiamo di incassare chissà che cosa, ma perché abbiamo bisogno che a Piazzale Roma i varchi servano, gli spazi, gli stali servano o per andare a prendere. Persone che vanno a lavorare con la scarsità di mezzi, magari preferiscono anche o per situazioni di sanitarie, preferiscono andare eh, direttamente con l'auto a prendere l'anziano che deve andare in ospedale o cose del genere. Per cui, gli spazi è bene che gli restino liberi. Per il resto sono gratuiti. Per cui, cerchiamo di favorire la mobilità eh, personale autonoma nel caso in cui debba essere necessario. E poi, abbiamo prorogato l'accordo raggiunto tra il Comune di Venezia e la Venezia Terminal Passeggeri e l'autorità portuale per la messa a disposizione del parcheggio di 200 posti, così ricordo che c'è, voi prima di arrivare a Piazzale Roma a destra dentro l'autorità dove c'è la marittima, insomma, trovate un parcheggio gratuito di 200 posti, per cui molto molto grande, per potersi fermare, poi c'è la fermata del People Mover che non ha mai interrotto il servizio, per cui doveste voler andare o perché avete bisogno, insomma, di andare a Venezia o viceversa c'è il parcheggio gratuito, abbiamo prorogato anche questo sempre fino a sabato 18 incluso. Poi abbiamo messo a disposizione, abbiamo prorogato la disponibilità di 200 posti al garage comunale per il personale medico sanitario e quello sono le liste sono, ce ce l'hanno procurate l'ASL, eh, per i vigili del fuoco, per farmacisti che in qualche modo ci hanno fatto domande specifiche per l'attività sanitaria. Ecco, io adesso questo avrei terminato per il momento questa parte, diciamo più più operativa e passerei invece alla chiacchierata con il nostro amico presidente di Confindustria Vincenzo Marinese che è qua e che saluto ancora e che insomma in qualche modo lascerei con una, una presentazione della situazione insomma un po' di cosa, di cosa ne pensa una panoramica ecco sulla questione delle imprese dopo la settimana logistica vedo che ha anche un pacchetto ma ripartiamo da quello che cos'è Allora, innanzitutto grazie Luigi per l'invito e ti devo fare i complimenti perché in questo coronavirus noi abbiamo imparato il senso di comunità, cioè il senso di comunità lo stiamo fortemente alimentando di noi, di solidarietà tra di noi, anche i flash mob avviati in questo periodo fanno capire quanto noi siamo affezionati a questo paese e quanto siamo, possiamo reagire in momenti difficili. E queste trasmissioni servono perché quel senso di comunità poi alla fine significa anche condividere delle informazioni, delle indicazioni che talvolta... Possono essere interpretabili per rendere la cittadinanza edotta di quello che sta succedendo, dando anche un supporto che non è banale, perché poi alla fine le leggi si fanno, ma bisogna avere anche la capacità di interpretarle e di indirizzarle per quanto riguarda una corretta applicazione. Queste mascherine sono delle mascherine FFP2, ormai abbiamo imparato anche l'acronimo. Sono appena arrivate, fresche. Appena no, arrivate da fresche dalla Cina, le nostre aziende ne hanno ordinate 50.000 ed è stata volontà delle nostre aziende di queste 50.000 cederne alla città metropolitana il 20%. Perciò abbiamo, tra consegnato, regalato, abbiamo consegnato 10.000 mascherine FFP2 che, che devono essere sicuramente saranno oggetto di utilizzo da parte delle case di cura, tutto, da tutte quelle parti che oggi è fondamentale, perché di queste mascherine, signori miei, per qualche mese ne dovremmo avere bisogno da una parte, dall'altra parte dovremmo iniziare a imparare a convivere. No, grazie, volevo dire solo una cosa, questi sono dispositivi che sono, molto, cioè sono determinanti per la gestione dei servizi essenziali, che servono per gli autisti della CTV, per, gli autisti, per le persone che si occupano di veritas delle pulizie, ma anche per tutte le persone che silenziosamente continuano a mandare avanti altri servizi estremamente essenziali, come le case di riposo degli anziani e, eh, e tutti quei servizi a domicilio che il Comune continua a dare. Noi abbiamo più di mille persone che nelle case continuiamo continuiamo con 200 operatori a servire, quelle sono maschine che ogni, devono essere cambiate ovviamente, sono ad alto filtra, filtraggio, per cui poi vedere che Confindustria regala le mascherine alla collettività mi sembra giusto, per quello ho chiesto al Presidente falle farle vedere perché è giusto che insomma, facciamo capire come la comunità va avanti, va avanti con la... La, la voglia di far di tutti questo è un esempio insomma ringraziamo tutti gli imprenditori il presidente ovviamente ma sono tutti gli imprenditori che hanno contribuito a questa cosa grazie ringraziamo gli imprenditori ringraziamo gli imprenditori anche le imprese in generale imprese. vabbè comunque abbiamo cominciato dicendo questo però insomma come siamo messi adesso cioè com'è la situazione delle imprese qua delle, della, della zona insomma che, che, così come primo approccio come, cosa si potrebbe siamo dire in questo momento? Messi... da domenica scorsa che è chiuso tutto di fatto siamo insomma. messi molto male perché noi ricordiamo che la nostra vocazione è una vocazione industriale ma anche turistica viviamo con i turisti e viviamo con l'export in cui da una settimana per decreto molte aziende hanno dovuto chiudere e molte aziende abbiamo visto e vedremo vogliono riaprire per noi è fondamentale riaprire le industrie anche perché abbiamo bisogno di gettito fiscale perché soldi ce ne sono pochi e perciò se pensate che a marzo, il 16 di marzo i contribuenti e dal punto di vista delle partite IVA hanno versato oltre 9 miliardi di euro. Il 16 aprile con le aziende che saranno chiuse entreranno in cassa dello Stato molto meno. Sì, questo passaggio bisogna, scusate ma lo voglio riprendere per spiegarci. Allora intanto diciamo questo. Io sono stato, prima di Vincenzo, presidente di Confindustria. Confindustria è l'associazione che rappresenta l'industria, poi c'è la Confcommercio, gli artigiani, insomma avremo tempo e modo di conoscere anche le associazioni. Visto che c'è un po' di tempo, siamo a casa, avremo modo di conoscere. Rappresentano di fatto delle persone e delle organizzazioni, perché non c'è solo l'imprenditore, ovviamente i soci i proprietari dell'impresa, ma ci sono i dirigenti, ci sono i quadri e ci sono tutti i lavoratori, praticamente la collettività. Cioè, le imprese sono l'unica risorsa reale da cui poi traggono le tasse, perché le tasse le pagano le imprese e i lavoratori. Ma se non c'è l'impresa, l'impresa, non l'imprenditore, l'impresa. Se non c'è l'impresa non c'è tassa, perché la tassa viaggia attraverso le tasse, i contributi delle imprese direttamente e dei loro lavoratori. Che è vero che sono i lavoratori che pagano le tasse, ma è tutto viene fuori dall'attività d'impresa: dell'IVA? che è l'IVA, il valore aggiunto, insomma, tutta l'economia. Cosa succede? Lo dico a, alle persone anziane che ci guardano, lo dico ai dipendenti statali, anche a quelli comunali. Noi viviamo di tasse, cioè tutto l'apparato dello Stato. Se noi blocchiamo le imprese non è che facciamo un torto, uno dice ma chi se ne frega, tanto è una questione degli imprenditori. Guardate, cerchiamo di spiegare, è ovvio che interessa l'imprenditore, come è ovvio che interessa quel lavoratore specifico, ma interessa a tutti noi. Quello che ha appena detto il Presidente, cioè la quantità di tassazione, che in questo momento il gettito si chiama, serve a pagare tutti, carabinieri, ospedali, non solo l'impiegato comunale, tutti, nasce dal prodotto, dalla produttività, dalla, dal lavoro delle persone. Allora se noi oggi dobbiamo renderci conto quanto possiamo tenere al minimo i motori, ecco adesso abbiamo scalato, l'ho detto perché abbiamo iniziato la trasmissione, questa trasmissione proprio... Il lunedì dopo che è stato fatto questo tipo di decreto dobbiamo chiederci quanto possiamo reggere, non è questione di volontà o di velocità o qualcuno che dice che vogliamo mettere qualcuno dice che il profitto davanti, ma assolutamente davanti alla salute, ma ci mancherebbe altro il problema è che dobbiamo adesso misurare queste cose in maniera molto concreta, molto responsabile, molto seria in chiave di programmazione per cui dobbiamo calcolare come fa a ripartire questo prodotto, questo livello di produttività questo è la nostra vera e unica eh, origine di lavoro, questo vale per tutte le zone d'Italia, perché questa abbiamo bloccato la locomotiva d'Italia produttiva, cioè quella lombarda e veneta, per cui il grosso della tassazione, questo vale non solo per i nostri territori, guarda vale a livello nazionale, perché la grosso gettito arriva proprio dalle regioni del nord, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto, cioè eh, queste sono state fermate, adesso... Quanto ci possiamo permettere questo blocco? Allora, salvo sentire, proteggiamo tutti e siamo d'accordo, ma quanto possiamo reggere? Allora, sono state rinviate adesso le, le pagamenti e le tasse, rinviate, non annullate. È da capire se quelle aziende riusciranno a reggere quanto. Ecco, noi abbiamo dei calcoli, sono calcoli impressionanti, per cui questo tipo di manovra va, va gestita con molta accurazia. Bisogna rifare e ripartire il motore. Vorrei solo specificare, insomma l'abbiamo già detto, ma lo dobbiamo dire. Allora... Il decreto prevede delle aziende che possono restare aperte, adesso magari ne facciamo vedere una eh, facendo mandare un video, sono delle aziende eh, che fanno parte della filiera dell'emergenza, per cui tutte le aziende che, che in qualche modo sono dentro o la filiera sanitaria o la filiera dell'alimentazione che serve per le nostre case per le nostre necessità, chiaramente... Eh, il governo le ha lasciate aperte eh, le, le, direttamente quelle aziende e le aziende che in qualche modo dichiarano, autodichiarano e poi il prefetto controlla che siano dentro quella filiera. Quelle aziende con tutta una serie di dispositivi sanitari, con tutta una serie di dispositivi di diciamo, sicurezza specifica delle persone, anche in qualche caso riducendo un po' l'attività ovviamente con dei costi anche maggiori rispetto a prima, continuano a restare aperte e continuano per fortuna a darci da mangiare, darci le medicine, mandarci avanti, ma anche continuare a tenere vivo il prodotto. Chiaramente ci sono altre invece che sono state chiuse. Un'altra tipologia di aziende sono quelle che avevano una produzione H24, cioè con delle strutture impiantistiche che sarebbe stato troppo oneroso, addirittura quasi, quasi controproducente chiudere. E una di queste, adesso la facciamo vedere, si chiama Pilkington, sono aziende che hanno forni, eh, la chiusura di quei forni sarebbe, sarebbe probabilmente costato un aumento addirittura di, 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 di manodopera presente per spegnerli in sicurezza, sarebbe costato un tempo di circa due settimane, probabilmente il tempo della chiusura degli altri, per poi non trovare più l'azienda perché il forno sarebbe stato probabilmente da buttare via e avremmo chiuso definitivamente l'azienda. Il governo saggiamente ha scelto di mandarle avanti e di continuare. Tutto questo per dire che c'è una parte produttiva che continua a funzionare. Bene, allora è evidente che con la stessa logica, anche altre che possono, che hanno investito, che hanno igienizzato gli impianti, che si sono messe alla stessa stregua, passato il picco che stiamo aspettando adesso le autorità sanitarie ci dicono: va programmato il rientro di quelle aziende, magari in forma graduale, ma deve essere. Io non lo farei per filiere, farei che riparte. Quello che non ripartirà sicuramente, ma non per volontà, ma per proprio impossibilità, è tutta la filiera turistica, che a Venezia peserà tantissimo. Per cui, su quella, noi chiediamo una cassa integrazione di copertura di almeno 12 mesi. Perché, chiaramente, non essendoci turisti è ovvio che dovremmo proteggere quella filiera adesso farei vedere un servizio abbiamo fatto fare da loro stessi una video alla Pilkington ringraziando del grande lavoro che stanno facendo dell'esempio che stanno dando e vogliamo far vedere che un'azienda può funzionare con tutta una serie di attenzioni questa è la Pilkington di Porto Margheri un'azienda di proprietà giapponese che siamo riusciti a far ripartire quando io ho cominciato a fare il sindaco all'incassa integrazione, Hanno, abbiamo convinto i giapponesi a scegliere Marghera per fare gli investimenti, l'abbiamo difesa, continuiamo a difenderla adesso con le unghie e con i denti. È un orgoglio vedere che continua a funzionare. Sentite cosa dice eh, il rappresentante dell'impresa. Prego. Buongiorno, mi chiamo Alessandro Michetti e sono il direttore del stabilimento della Pilkington di Porto Marghera. Ad oggi noi siamo ancora operativi con una buona parte dei nostri dipendenti che sono ancora a lavoro e manteniamo il forno attivo, è un impianto continuo che non può essere fermato. Il miere è ferma e di conseguenza stiamo rottamando al 100% la nostra produzione con dei costi energetici relativi a gas e energia elettrica dell'ordine di 80-90 mila euro al giorno che non sono assolutamente recuperati. Ovviamente è facile intuire che questa qui è una situazione che non è a lungo sostenibile. Sì, io entrerei adesso un po' nello specifico anche per vedere un po' di cosa stiamo parlando, no? perché poi quello che riguarda noi riguarda, riguarda tutta l'Italia. Noi raccontiamo questo a tutti i cittadini perché ci sono i bambini che ci guardano, che continuano ad andare a scuola, poi parliamo anche di quei professori, io li chiamo eroi, che da casa loro stanno facendo le lezioni e chiediamo a tutti di segnalare queste esperienze, sono esperienze ovviamente straordinariamente nuove per tutti, credo che faranno parte del bagaglio culturale di quei giovani e anche di quei professori, perché ci piacerebbe insomma magari qualcuno di loro sapere se ci può dare una mano per preparare anche delle lezioni da rendere magari pubbliche, per raccontare insomma come funziona la scuola anche in tempi di coronavirus, perché la scuola continua a funzionare, e funziona la scuola, funziona le imprese. Gli anziani che, che ci guardano a casa vorrei che a loro venisse spiegato un po' quello che sta succedendo. Allora, oggi c'è un'intervista importante, secondo me, del ministro Gualtieri, ministro dell'economia, che dice in sostanza delle cose che io ritengo profondamente forti e anche con, molto condivisibili. Il tema è che, appunto, le sta annunciando e noi vogliamo registrarlo io personalmente con grande positività, perché fatalità è la stessa cifra che ho chiesto io. Se vi ricordate, l'altro giorno dicevo che, secondo me, servono 500 miliardi. Ecco, il Ministro, su un'intervista che ha fatto a un portante quotidiano, dice oggi «Ora stiamo finalizzando uno schema di supporto anche per grandi imprese con garanzia molto consistente». Il giornalista chiede «Oltre ai 300 miliardi previsti?». E il Ministro risponde «Complessivamente ci attendiamo di liberare risorse al servizio dell'economia reale per almeno 500 miliardi». Stiamo pensando di intervenire già nei prossimi giorni, per cui vorrei far notare che oggi è il primo di aprile, nessuno faccia ironia, cioè, eh, cioè il primo di aprile, e dice tra qualche giorno, che è esattamente quello che stiamo chiedendo tutti, no? eh, è in linea con quella lettera che leggevo di Draghi all'appello del Presidente della Repubblica, siamo in linea, solo che adesso lui è il Ministro dell'Economia, è qualche giorno, è qualche giorno, stiamo pensando di intervenire già nei prossimi giorni per assicurare subito la liquidità necessaria a tutte le imprese, che è il vero tema, anche anticipando questa misura rispetto al resto del decreto con un decreto ad hoc. Ministro, tutti i miei applausi per questa cosa. Ecco, io vorrei sentire cosa dice il mondo dell'impresa su questo che è la liquidità, il tema della liquidità, il tema della gestione dell imprese e la ripartenza. Insomma, a te Vincenzo la parola. Ma allora, faccio una premessa veloce, velocissima. Noi abbiamo un sistema industriale di, formato essenzialmente a piccole e medie imprese. Pertanto abbiamo un sistema molto eh, diversificato e le piccole e medie imprese sono il nostro grande valore aggiunto, cioè il Made in Italy. Il Grande Veneto è cresciuto grazie a un sistema di piccole e medie imprese. Siamo cresciuti poco negli ultimi anni, siamo cresciuti dell'1%, eh, del, del, del 2%, e perciò le nostre aziende sono state vulner sono molto vulnerabili. Adesso hanno bisogno di liquidità, siamo un malato che ha bisogno di essere stabilizzato attraverso un'iniezione di liquidità. Cosa vuol dire un'iniezione di liquidità? Dei prestiti alle aziende. Che per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, devono essere anche mirate perché le aziende devono prendere i soldi per pagare i loro fornitori in modo tale che così non si cambia quel circolo virtuoso per effetto del quale si prendono i soldi, non si trattengono, si pagano i piccoli e medi impre, i imprenditori, si pagano le, le micro imprese e il sistema economico continua a girare e a ruotare. Questo è l'unico modo per evitare che il, il sistema industriale di questo Paese si sblocchi. Sì, il ehm, ragionamento che faceva Draghi, che è un po' questo, in sostanza dice, continuiamo a pompare, bisogna pompare, Draghi parlava dell'intervento dell'Europa evidentemente, perché la capacità, infatti io mh, mi sono stupito, meravigliato e anche devo dire incuriosito dell'affermazione dell del Ministro, perché il problema è che noi abbiamo un debito pubblico gigantesco e per riuscire a ottenere quella finanza che può servirci... Eh, si è parlato insomma, un po' da tutti, è intervenuto anche il Presidente della Repubblica per, per, per chiedere alla Germania e ai suoi paesi del nord di capire l'importanza di un intervento dell'Europa, perché questa garanzia ci serve proprio per poter iniettare liquidità nel sistema dell'impresa, perché il rischio è che si blocchino i pagamenti, si blocchino il circuito finanziario. Io penso che in alternativa uno sblocco di questo tipo di richiesta che è stata fatta, perché sembra che la Germania sia inemovibile, abbiamo fatto anche una lettera, abbiamo fatto vedere ieri con Calenda, a livello con tanti sindaci ha firmato anche eh, Toti della Liguria, altri governatori, insomma è trasversale questa cosa per cui siamo tutti d'accordo. E, però sappiamo anche che c'è ancora una contrarietà della Germania. La Germania resta ancora sulle posizioni del MES, dice c'è già un fondo che fa garanzie in questo modo, ma sono garanzie capestro rispetto, eh, abbiamo visto in Grecia, cosa è successo. Noi riteniamo che questo non sia un debito originato, noi non vogliamo che la Germania paghi i debiti dell'Italia, eh, diciamo soltanto che questa è un'emergenza sanitaria di natura eh, mondiale, per cui noi chiediamo soltanto un intervento specifico per questa garanzia. per cui Stavamo tutti quanti lavorando su questo. E noi avevamo, immaginato di, e avevamo suggerito al, al governo di, sugge di provare a immaginare un piano B, cioè una leva finanziaria, un qualcosa attraverso la banca, la banca Europea degli Investimenti, la BEI, in sostanza è una banca europea che potrebbe in qualche modo sbloccare dei, delle, delle anticipazioni comprando dei titoli di Stato italiani. Per fare leva, cioè l'idea che ci siamo fatti noi è che con una ventina di miliardi potremmo riuscire ad averne appunto 300-400 di finanza fresca. Adesso tutto da fare: questi conti. Cioè io non sono al governo, non ho questi dati. Ho chiesto agli economisti di darmi una mano qui a Venezia, assieme alle categorie ci siederemo e cominceremo a fare questi conti. Cioè vogliamo dare una risposta dal territorio, cioè partendo dai nostri problemi, per cui li elenchiamo perché conosciamo i nostri evidentemente e cerchiamo di capire come risolvendo i nostri risolviamo anche quelli degli altri, per cui trovare un modo per eh, dare una mano al governo, per creare una rete, proprio una rete vera di solidarietà trasversale, cioè, dove eh, le varie competenze, le varie esperienze di tutti noi possono diventare utili. Ecco, questo annuncio a noi fa molta impressione, è positiva, e speriamo non sia solo un annuncio, perché diventa effettivamente una questione di giorni, di tempi molto rapidi. Anche perché non si possono illudere, illudere né le imprese né le persone. Perché oggi le imprese eh, e le, le persone stanno a casa perché c'è qualcuno dall'altra parte che dice loro ha, garantiamo il lavoro e il lavoro è la sopravvivenza e va garantito. Pertanto le illusioni in questo caso possono innescare reazioni che nessuno di noi vuole. Difatti. Difatti è proprio questo, anche quando si fanno gli annunci sui decreti, sui soldi, io lo dico. Guardate, cioè adesso ho letto gente come sempre che mi attacca roba del genere, perché non sanno proprio fare altro se non proposte. Fate poi proposta operativa. È chiaro che abbiamo dei soldi che sono di ultima istanza alimentare, vuol dire che siamo proprio alla frutta quando si arriva all'istanza alimentare. Questa cosa va, va gestita con grande sapienza perché fare gli annunci roboanti fa scattare nella gente l'illusione che c'è soldi per tutti, e non è vero. Non è vero, allora bisogna noi avere la capacità di saper trattenere ogni tanto la verve polemica, spesso accusatoria, eccetera, e avere la capacità invece di capire cosa vuol dire governa governare, governare un'istituzione, governare la difficoltà. E si vede da qua le persone che riescono a essere tranquille e fredde in un momento in cui è evidente che le problematiche sono moltissime. Ma alle persone bisogna dare anche quel senso di istituzione, perché io credo che invece un atteggiamento filogovernativo cercando di aiutare la Regione, il Governo a trovare una soluzione, noi vinciamo tutti o perdiamo tutti. Non c'è qualcuno che è più bravo o più bello di un altro. La voglia di dare una mano alla gente. Qual è la filosofia che io sposo, in questo caso di Mario Draghi, che mi sembra di grande profilo, l'ha riconosciuto il Presidente della Repubblica, è quella di dire... Prima di dover ragionare a difendere, e a salvare con le paghette sociali tutti i disoccupati, tutti gli stati di necessità, difendiamo la gente che lavora, teniamoli il lavoro, non facciamoli diventare disoccupati. Cioè la prima azione è quella di difendere le imprese perché difendiamo il lavoro. Uno può anche avere uno stop, un periodo di, appunto, di transizione. La cassa integrazione o la cassa in deroga, mica è una cosa positiva, ovvio, ma c'è il lavoro. Se noi invece facciamo un piano, cioè non, non pensiamo a difendere le imprese con la liquidità, il rischio è una grande valanga di, di licenziamenti, è esattamente quello che non vogliamo nessuno. Perché poi sì, allora c'è bisogno di sostenere tutti con paghe e paghetali ah, a spendere soldi che si è sempre pieni di idee. Il problema è che noi dobbiamo articolare, lo Stato è articolato attorno proprio all'erogazione delle tasse che pagano le imprese, che sono sempre troppo alte, ma siamo a a questo discorso, se non ci sono le imprese non avremo le tasse a pagare e di conseguenza saremo tutti coinvolti, le pensioni, gli stipendi, ecco perché dobbiamo salvare il sistema produttivo generale del Paese. E questo è un calcolo che va fatto considerando in questo momento una delle urgenze è farle ripartire le imprese, farle rimettere in marcia, con tutte, probabilmente ci sono delle, delle attività che saranno le ultime a ripartire, penso locali magari dove c'è cioè affollamento di persone, è probabile che si farà una, 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 una gradualità di tempi in cui noi riusciamo a ripartire. Ma non c'è dubbio che le fabbriche, l'apertura delle fabbriche, degli artigiani, dei luoghi produttivi sono i primi luoghi che devono ripartire. Vedi, vedi Luigi, qua c'è un, allora, un concetto sbagliato dal punto di vista proprio eh, etimologico del termine. Tutti pensano che quando si chiude un'impresa... Il, eh, lo svantaggio sia a carico dell'imprenditore allora io vi dico questo oggi 28.800 persone sono in cassa integrazione di in questa provincia 28.800 persone la cassa integrazione non paga il 100% dello stipendio paga l'80% sino al massimale perciò vuoto per pieno uno si mette in tasca 1.100 euro quando gli va, bene, se quando quando li va bene. bene e adesso e, e se, li, e se non li anticipa l'azienda li prende dall'Inps dopo 5-6 mesi Fermo restando che adesso è possibile anche finanziarli in banca. Nel momento in cui l'impresa non, non apre e chiude, l'imprenditore è uno, ma i dipendenti sono tanti, perciò oggi questa chiusura la stanno vivendo prima di tutto i dipendenti. Molti dipendenti chiedono di poter tornare al lavoro perché quando tu prendi l'80% del tuo stipendio e in alcuni casi il 60% lo vivi sulla tua tasca. L'imprenditore sta a casa e si mette qualche pezzo di panno in e si testa per, per non piangere. Ma il dipendente, il lavoratore, lo vive nella propria anima. Non a caso il 51% dei dipendenti è preoccupato sul proprio futuro del lavoro. Facciamo vedere il video a proposito della ripartenza, il video della Florsid di Marghera. Buongiorno, sono Lorenzo Di Donato, l'amministratore delegato di Florsid Alchimia, una società chimica operante nel petrolchimico di Porto Marghera. La nostra, come altre, è una società che ha continuato la propria attività produttiva anche in questo momento complicato. Auspichiamo allo stesso modo che ritorno ad una graduale normalità per tutte le attività economiche del, del, nostro, del nostro Paese. La sicurezza dei lavoratori e delle loro famiglie è un prerequisito essenziale nel, di ogni eh, attività aziendale ed in questo momento lo è ancora di più. Credo molto nel ruolo... Sociale delle imprese ed è per questo che sono preoccupato per le possibili conseguenze sociali che una fermata prolungata delle attività produttive possa generare. Sembra opportuno pianificare e supportare una ripresa delle attività produttive che deve essere sì graduale, ma crescente. Allora, questa azienda che abbiamo visto è un'azienda molto importante che ha investito a Marghera perché ha comprato l'ex area Solvay all'interno di Porto Marghera è un'azienda di Cagliari il proprietario dell'azienda è proprietario del, di, del, del Cagliari Calcio ma è soprattutto un'azienda interna, internazionale, globalizzata è venuta a Marghera, ha comprato l'area Solvay, non ha non ha alimentato alcuno scontro con il sindacato, anzi al contrario, ha mantenuto il livello occupazionale. Stanno facendo degli investimenti importanti anche con dei messicani, perché la loro volontà è quella di stare in Italia e produrre in Italia e producono chimica. In un contesto in cui si sono anche diciamo, autotassati, perché sono venuti a lavorare in un distretto industriale come Porto Marghera che è occupato per l'80% e il 20% no, ma nonostante questo ci credono e l'amministratore delegato dell'azienda dell dice quanto è importante eh, rimanere in piedi, essere operativi per salvaguardare soprattutto il lavoro, non gli interessi aziendali, il lavoro. Eh, a proposito di operatività io farei vedere l'attività di, di, di Rizzo, Nicola Rizzo è il vicepresidente anche dell'Associazione Veneziana Panificatori. E... Vorrei insomma se possiamo fare il video di un'attività artigianale insomma, che è commerciale continua, che continua a funzionare per il bene di tutti, ma sentiamo lui. Siamo andati incontro alle esigenze un po dei cittadini in questo momento difficile in cui eh, la gente non può muoversi e abbiamo fatto questa cosa nuova per noi di fare la consegna eh, gratuita della spesa. Per il momento la stiamo, fino adesso l'abbiamo fatta nel sestiere di Canareggio, visto anche la, la, eh, la buona riuscita l'abbiamo allargata eh, una volta alla settimana nei vari sestieri della città. Noi abbiamo istituito un call center che riceve telefonate dalle 11.30 alle 14.30, prende nota delle ordinazioni e il giorno dopo consegniamo nelle case con dei ragazzi che naturalmente rispettano tutte le direttive della sicurezza, mascherine e guanti. Sicuramente è un'ottima iniziativa che può essere di utilità per tutti i cittadini veneziani. Anche per la nostra categoria è un momento drammatico. I forni veneziani sono operativi tutte le notti, i nostri negozi danno un servizio capillare in tutta la città dal lunedì al sabato, ma ciò non toglie che il momento è difficilissimo. È da novembre che è venuto a mancare un fatturato importantissimo che è quello del, della consegna del pane e non solo nei bar, nei ristoranti, negli alberghi. E in alcune zone questo fatturato copre il 70% del totale. Ci vuole che le banche diano una liquidità a tutte queste aziende, magari con un coefficiente dato dai dipendenti e dal fatturato, garante lo Stato, in modo che con questa liquidità si possano pagare i nostri dipendenti, i fornitori, le bollette, gli affitti. Sì, quello che stavamo dicendo, cioè il discorso della liquidità, se vuoi magari spiegare Vincenzo meglio cos'è la liquidità per l'impresa, che sia chiusa o aperta in ogni caso diventa fondamentale. Chiaro che se è chiusa è peggio perché non fattura. Insomma. La liquidità, facendo un esempio scomodo però è abbastanza fotografico, è come l'ossigeno per una persona che oggi è ricoverata per coronavirus, è ossigeno puro. Cosa chiediamo noi? chiediamo che il sistema di garanzia dello, dello Stato perciò attraverso il medio credito centrale venga garantita liquidità e garantita al 100%, vuol dire che se la banca dà un euro dall'altra parte ha una controgaranzia da parte dello Stato. Questo di fatto dà un vantaggio economico alle banche perché riduce gli accantonamenti, perché le banche accantonano risorse in riferimento alle liquidità. E perciò quello che diceva prima il sindaco Luigi che attraverso 20 miliardi si generano 200 miliardi nasce proprio da questo elemento, che per le banche non crea un accantonamento, che i soldi messi in circolazione e garantiti dal Medio Credito Centrale vengono immessi so, nelle, nello sviluppo delle, del tessuto produttivo e nei pagamenti delle bollette di quello che dicevamo, perciò chiediamo una cosa banale, anziché garantire l'80% così come è oggi, che si garantisca il 100%. Se si garantisce il 100% si ha immediatamente un'inizio in liquidità e dall'altra parte chiediamo la possibilità per tre mesi di non pagare le imposte, in modo, di rateizzarle perché le imposte vanno pagate, di non pagarle in questo momento per poi rateizzarle e pagarle in due o tre anni o in cinque anni massimo in modo tale che così le aziende trattengono i contributi, l'IVA, quello che serve per pagare i fornitori. Sì, di, fatti, di fatti è sterilizzare questa crisi, cioè, cerco di spiegarlo a tutti perché deve essere proprio chiaro questo concetto e non è facile, mi rendo conto, ma voglio che tutti lo capiscano. Qui non si tratta di aiutare aziende in difficoltà, cioè quelle che sono in difficoltà restano con le loro difficoltà cioè Che erano già prima, ma il coronavirus ha portato, ha portato a bloccare attività che stavano funzionando. Ha debilitato un malato. Cioè, funziona così: se io chiudo un'attività di una persona, a parte il ritardo no, e il rallentamento dovuto anche al fatto che non è che in azienda lavori con la stessa velocità di prima, la produttività di prima, gente che ha chiuso linee, l'abbiamo visto anche con Pilkinto, sono aperti, ma al minimo non è che sono a, a piena produzione, salvo qualche specifica attività. Qual è il punto? Se io rallento le mie forniture, chiudo l'azienda, è chiaro che non spedisco la merce che stavo preparando. L'abbiamo visto anche ieri una filiale importante che è quella della calzatura, avevano le collezioni pronte, non riescono a spedirle anche perché non, non sarebbero neanche vendute. Il mondo, no? l'Italia, il mondo si è fermato. Allora non è una questione di quella persona o di quell'azienda incapace o, o non, non all'altezza di stare al mercato di stare sul mercato. Tutt'altro, stiamo parlando della carne vera del nostro paese, probabilmente la peggior cosa lo, lo racconteremo nei prossimi anni, ma bisogna capirlo adesso, lo dico alle persone che hanno una, una responsabilità istituzionale a tutti i livelli, salvo a quelli che parlano a, a caso, ma la maggior parte per fortuna del paese è gestita da persone serie, magari cediamoci magari per capire la soluzione. Cosa succede? Se il container non arriva in azienda perché l'azienda è chiusa, il container... Resta, resta in piazzale al, al porto, in certi casi sono state addirittura fermate le navi da certi paesi per il problema che l'Italia all'inizio se vi ricordate è stata vista come una, 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 un luogo appestato e la stessa cosa vale per le merci in partenza, è evidente che le merci che non vengono consegnate non generano neanche il fatturato, cioè, non generando il fatturato non si, non si genera il flusso di cassa la merce è prodotta o stavamo pagata. producendola è stata pagata, ci sono persone che hanno i magazzini pieni, but, non dico butteranno via la merce, ma di fatto la viene praticamente deprezzata perché magari verrà venduta scontata più avanti. Tutto questo danno, più tu tieni chiuso il sistema, chiuso definitivamente come adesso il sistema produttivo di quest'area, più rischiamo di lasciare cicatrici probabilmente addirittura inimmaginabili, inimmaginabili per i prossimi anni. Lo dico anche ai giovani che stanno studiando. Questa attività che cerchiamo di fare di trasparenza, che non è attaccando nessuno, non sto attaccando nessuno, non ho nessun motivo di attaccare nessuno, anzi riconosco le grandi difficoltà che ci sono, mi riconosco completamente nel discorso del Presidente della Repubblica l'altro giorno. Cioè, mi sembra che stiamo cercando di volare alto, bisognerebbe che anche a livello locale riuscissimo a comprendere questo, perché se facciamo percorsi che non siano soltanto strumentali, non si capisce poi che convenienze ci siano. Salvare i posti di lavoro, dobbiamo salvarli tutti i posti di lavoro, mica solo questo o quell'altro. Stiamo spiegando che la liquidità serve non per inserire soldi nelle imprese o chissà dove, di debiti o di altre situazioni. Parliamo di semplice liquidità garantita su specifici conti, lo spiegava bene Draghi in questo senso, che vanno prima nei conti delle banche. Che le stesse banche devono avere questi capitali, questa liquidità che va fuori dai loro bilanci perché, se no, il rating delle banche crolla. Crollando il rating, le banche potrebbero essere acquistate da paesi stranieri, per noi, le banche. Sono un importante asset del paese. L'abbiamo visto con le banche venete, no? Esatto. Le, con le, noi in Veneto non abbiamo più una banca per i sistemi di rating esatto. e le abbiamo perse, dalla esatto. mattina alla sera. Per cui la garanzia statale serve a questo: che poi, nel nostro caso più generale, deve esserci l'Europa che interviene. Ma se riusciamo a far leva, bisogna preparare dei piani B. Dopodiché quei soldi vanno girati direttamente al sistema economico. Quando diciamo imprese intendiamo attenzione, non solo fabbriche, parliamo anche del piccolo, la partita IVA, parliamo delle attività delle persone, noi intendiamo imprese sempre tutte, piccole, medie, grandi, indipendente questo. Allora da una parte fai la difesa e fai eh, le, le, le casse integrazioni, le finanzi facendo i conti giusti perché tu metti a casa un milione di persone. E devi sapere che sono almeno 10 miliardi di euro al mese di cassa integrazione. Almeno. Queste sono le cifre in gioco. E con cosa le paghi se nel frattempo poi stai bloccando il sistema produttivo che non pagherà la tassazione? Cioè, che poi rinviare tutto chissà quando. Allora dobbiamo sederci con calma, con molta diligenza, con tutte le, con tutte le prudenze del caso. però dobbiamo assolutamente. Perché cosa, ecco perché allora nell'impresa arriverebbe. Quel fondo noi pensiamo almeno un 25% del fatturato dell'anno precedente, cioè l'impresa può accedere in rapporto al fatturato dell'anno precedente per un 25% rispetto a quel fatturato per avere finanza che si gira. Chiaramente una finanza che verrà restituita a 30 anni come se fosse una, un danno di guerra, dopodiché... Speriamo che intervenga nei prossimi anni un ragionamento serio con l'Europa che verrà addirittura abbonata, oppure il, lo Stato se rintesterà come debito, eh, come debito di un periodo di epidemia che non è dovuto a nessuno. Ma se facciamo questo adesso poi possiamo ragionare se quella, quella, tra, quella, quelle rate di 30 anni verranno pagate dall'impresa, da un altro, dallo Stato. Ma oggi dobbiamo bloccare l'emorragia perché sennò no veramente rischiamo di avere, come ho detto ieri, eh, operazione riuscita, paziente morto. Stiamo pensando che l'Europa e la, la Germania non è un nostro amico, ma non perché ci vuole male, perché è un nostro principale competitor. Noi siamo il secondo paese manifatturiero sì. in Europa. Io ieri ho firmato una lettera dicevo di Calenda in cui siamo stati abbastanza pesanti, soprattutto con l'Olanda, eccetera. No? Per cui certamente c'è una classe dirigente tedesca, vorrei specificarlo. Che è particolarmente rigida su questo, va anche detto tutta la verità. In Germania nella Costituzione tedesca c'è il divieto di fare debiti, per cui c'è un problema, a, diciamo poi anche burocratico, però che è risolvibile. Qual è il tema? Che noi dobbiamo presentarci anche con un piano, un piano di utilizzo di quei soldi che sia credibile, credibile che sia serio, perché se invece i tedeschi, e io li conosco, li conosco bene tedeschi e austriaci, sentono parlare di paghetti a tutti sta roba qua diventa difficilmente convincibile, allora ecco perché insisto delicatamente dico sediamoci con gente che di soldi ne capisce c'è un problema di organizzazione seria su questa roba, siamo a disposizione siamo a disposizione, ecco tutto qua e anche adesso... perché per restituire quei debiti comunque dobbiamo ripartire e poi faccio l'ultimo appello Chiaro. adesso io sono convinto che noi apriremo abbiamo chiuso per volontà dei sindacati apriremo eh, perché per decreto riapriremo però chiedo una cosa al governo anche lì semplice. Considerando che dopo Pasqua io sono convinto che ci sarà una riapertura graduale, iniziamo immediatamente a parlare con i, con i nostri paesi confinanti, perché se ci bloccano i confini e blocchiamo le merci, creiamo oltre il danno la beffa perché le aziende nostre riaprono ma non ricevono merci o non le possono, non le possono trasportare. Perciò adesso, prima di Pasqua, che si, che si fermi una convenzione forte in cui si aprono i confini per le merci. Ok, tanto non abbiamo esaurito l'argomento, abbiamo appena iniziato e anzi l'idea è quella di tenervi informati e di aprire questo dialogo con tutti. Nessuno ha la verità in tasca, parlo per me per primo assolutamente. Le mie sono sollecitazioni, però vorrei che tutti si sentissero coinvolti, anche gli anziani a casa che in qualche modo possono pensare di non essere dentro, vorrei spiegare che invece è molto importante questa cosa per l'interesse di tutti e quando dico di tutti, proprio anche dei tedeschi e degli austriaci, possiamo fare l'Europa, quella vera, quella solidale e fare minacce non serve a nessuno, nessuno ha mai fatto nessuna minaccia, io dico soltanto che tutti si ricorderanno di questo periodo, di tutto, non c'è nessuna minaccia, è un dato di fatto, per cui oggi ognuno può dare il meglio di sé o meglio, può dare quello che è realmente, nelle difficoltà si vede veramente la qualità delle persone, secondo me. Io direi, siccome Rizzo, il, 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 grazie Presidente, però resti qua con noi così ti finisci la, la puntata. Oh, e, poi se hai qualcosa da dire lo dici senza problemi, non c'è problema. E, volevo Partirei, dalla, salterei un, un passaggio. Siccome Nicola Rizzo ha accennato a questa lista, no, e se vi ricordate siamo partiti con, pensate, otto giorni fa abbiamo lanciato questa, questo elenco di, di, di commercianti, di persone che fanno i servizi a casa. Beh, siamo arrivati a 100. Eh, dove è scritto qua? Non me lo trovo più, me l'avevo scritto prima. È eh, come sempre: l'ultimo in basso a destra. Eccolo qua: 173 esercizi spesi a domicilio. Siamo arrivati a 173 eh, aziende, commercianti, eh, persona, persone che ci hanno dato e ci hanno inserito in questa lista. Allora, se volete trovare tutti gli, eserci, gli, eserci, gli esercenti che, che fanno o la prenotazione o vi portano a casa. O vi portano a casa i prodotti o una serie di altri servizi che fanno, soprattutto anche di prenotazioni. Basta che accedete al sito DIME e guardate, e guardate questa lista. Agli operatori che vogliono aggiungersi per comunicare ai propri clienti attraverso il sito comune. Basta semplicemente, è tutto gratuito ovviamente. Sul sito del comune Indime c'è una slide apposta, la trovate e vi iscrivete normalmente senza nessuna difficoltà. Questo elenco vale non solo per il comune di Venezia, ma vale anche per tutta la città metropolitana, ovviamente. Per cui, grazie per tutto il lavoro che stiamo facendo tutti insieme, eh, grazie a loro, grazie anche alle persone che abbiamo visto nei negozi perché facciamo anche gli incontri. Le persone sono molto, eh, sono molto attente alla coda, c'è un grande rispetto tra di noi, chissà che non lo perdiamo mai. Eh, mi sembra che la gente dia molto più, più l'esempio di sobrietà di tanti altri. Ecco, io adesso, eh, io adesso passerei ai dati sulle scuole. Eh, C'è una slide che avevamo preparato con un numero di telefono e un numero di email. Voglio ringraziare i dirigenti scolastici. Ieri ho, chiamato, ho, ho usato il termine preside, vi chiedo scusa, ma perché io ho 59 anni e per me il preside è un'istituzione, ma è cambiata è effettivamente la normativa e qualcuno mi ha fatto notare... Veramente chiedo scusa, io ero convinto di dire preside come è un dirigente scolastico e volevo ringraziarli perché tutta questa attività è fatta per, per omaggiarli, per dire che effettivamente eh, la dirigenza è importante nell'organizzazione. Quando da piccoli ci dicevano si chiamava chiamato T3, <ride> Ho paura! <ride> Infatti, <ride> per quello ho fatto il preside io. <ride> Ma qualcuno dice no guarda vale, che sono dirigenti, perché, per, per cui correggo e dico grazie ai dirigenti scolastici che si sono offerti anche a quelli. Vabbè, oltre a questi, ma tanti sono anche offerti per raccontarci come avviene la didattica a distanza. E voglio dichiarare che noi siamo a disposizione proprio con loro per vedere come è possibile aumentare i servizi agli studenti. Allora, se fosse stata una questione di chiusura di due settimane, come all'inizio si pensava, vabbè, riapre la scuola, si fa quel che si può in due settimane. Eh, il problema è che qui adesso siamo andati al 13 e non so neanche ormai se l'anno scolastico, se i ragazzi torneranno a scuola, perché se parliamo già di rientro gra graduale e difficile nelle, nei, nei luoghi di lavoro, faccio fatica a immaginare che vogliono fare l'anno scolastico, non lo so, vedremo. Se ci dicessero qualcosa, eh, in questo caso il ministro dell'istruzione sarebbe una cosa buona e giusta, anche per dare indicazioni ai ragazzi, per pianificare un po' le attività. Però, come, come informazione, vi dico che veramente tanti, tantissimi professori, docenti, ma non solo di scuole superiori, ma anche delle scuole medie e anche delle elementari, stanno lavorando qui ragazzi con dei sistemi, insomma poi ne parleremo magari più completamente nei prossimi giorni. Eh, da remoto, e fanno eh, formazione interattiva. e fanno, All'inizio è stato un po' rocambolesco iniziare, ma poi ognuno a modo suo, tra l'altro con spirito volontaristico, perché non c'è nessun obbligo da parte del docente di dover lavorare da remoto. Da casa sua, perché poi le scuole sono chiuse, per cui tanti hanno avuto anche difficoltà a trovare il materiale, eccetera, per cui li ringrazio di cuore. Dico che queste esperienze, ovviamente non entrando nelle classi, perché c'è un problema di privacy, eccetera, ci mancherebbe altro, però ci piacerebbe capire come funziona questo tipo di attività. Magari se ci scrivete a questo numero, abbiamo messo un Whatsapp che è la cosa più semplice, anche di ragazzi, di studenti, se avete voglia di raccontarci, non vogliamo nessun tipo di video che faccia vedere classi in corso e ci mancherebbe altro e comunque non lo pubb pubblicheremo. Chiediamo soltanto di avere così delle testimonianze di questo lavoro gigantesco che sta facendo la scuola, stanno facendo gli insegnanti e, e gli studenti. È un lavoro tra l'altro di grande prospettiva perché la scuola è insostituibile, proprio l'idea della presenza fisica tra persone, ma non c'è dubbio che è una grande, una grande testimonianza di verifica anche dell'importanza di nuovi sistemi di comunicazione, impariamo un sacco di cose in questo frangente. Allora, dico, fat, raccontatecelo, siccome magari c'è qualche docente che per motivi, magari, dico, parlo per me di anzianità, perché io non sono così bravo nelle strumentazioni, eh, magari non riesce a fare lezione o, non, o magari si è ammalato, abbiamo anche e anche lì voglio salutare le persone, c'erano alcuni che sono purtroppo anche state colpiti, sono malati, perché non ci sono proprio fisicamente, ma dico, per cui quegli studenti resterebbero senza lezione, allora magari noi avevamo pensato, vediamo se con qualche docente che ha disponibilità volontaria e se crede, magari organizzando un minimo di racconto sui licei classici, liceo scientifico, ragioneria, geometra, turistico, magari mettendo delle lezioni fondamentali, no? Quelle chiaramente dell'ultimo quadrimestre. Magari si potrebbe chiedere uno spirito volontaristico a qualche docente che faccia delle autogestioni, delle, delle autolezioni, ovviamente senza interattività, che poi magari noi potremmo pubblicare in rete. Magari a beneficio di quei ragazzi che non hanno la fortuna di avere l'insegnante che riesce a fare le lezioni interattive, è quello ovviamente la cosa migliore. ma Magari su alcuni, alcuni temi centrali, magari di matematica, di storia, di italiano, di, di latino, non so, qualche materia di inglese. Potrebbe esserci qualche lezione che diventa diciamo, patrimonio di tutti se eh, ci contatta tramite questo sito il docente che ritiene di, essere, di mettersi a disposizione. Chiaramente è una questione, soltanto un'idea. Un è evidente che non riusciamo a salvare l'anno scolastico in senso completo a quelle scuole, però magari ci mettiamo a disposizione. Noi stiamo preparando un sito con, con Venice in maniera tale che in maniera grafica si possa vedere tutte le scuole della, della città metropolitana, nel nostro caso del comune di Venezia, perché di, di questa sperimentazione la cominciamo qui. Proviamo a mettere le caselle delle varie classi, cioè la prima, la seconda, la terza, in maniera generica. Lo stesso vale, volemmo fare per le medie e anche per le elementari. È una cosa, tra l'altro, che basta una lezione, no? io, io immaginavo questo, se la quinta del liceo classico non ha, eh, non ha il professore che sta seguendo, la maggior parte è così. Però, insomma, magari in qualche caso non è possibile. Avere una, due, tre lezioni registrate dell'ultima parte dell'anno su alcuni temi importanti e se vale per la quinta è probabile che siano già facendo, ma magari anche per le prime classi, per le seconde, per le terze, un esercizio, un pezzo di programma, che tanto sono programmi ministeriali, per cui dove il docente può fare una lezione chiaramente non ha la stessa forza dell'interattività ma magari dà. Delle, delle sue letture di, 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 ecco, di letteratura, di, di matematica. Di, potrebbe essere un inizio, poi magari da questa cosa il prossimo anno la approfondiamo. È chiaro che questo dovrebbe farlo magari il Ministero della Pubblica Istruzione, ma eh, le cose nascono anche così, cioè c'è grande possibilità. Poi magari racconteremo al Ministro eh, questa esperienza, gliela facciamo vedere. Io credo che sarà, sarà un piacere vedere quello che riusciamo a ottenere, perché credo sia un'occasione. Per noi di imparare ovviamente, ma anche per i docenti di poter misurarci con questi mezzi. Alcuni sono molto avanti e ringrazio i dirigenti scolastici ancora per la collaborazione. Passo alla, alla, um, ai, ai saluti, così non vi tedio più. C'è un video dei cittadini, l'abbiamo fatto vedere mi pare. No, c'è un video molto bello dell'allenamento dei leoncini del calcio Venezia, se non sbaglio. E, e direi che quello è c'è anche la slide del servizio spesa a domicilio della Gazzera. sì, mi pare ah, che c'è basket, basket Favaro Basket Favaro, allora ho sbagliato mi hanno dato, <ride> questa è la diretta vi chiedo scura, io avevo qua eh, Basket Favaro c'è cioè mm. il Basket Favaro, però prima allora scura, del Basket Favaro facciamo vedere la slide del, del, mm. eh, della, del, della spesa a domicilio della Gazzera per dire come si sono organizzati, ecco se volete vedere questa è bellissima perché e ringraziamo anche qui per la fantasia. Cioè, sono tutte cose che arrivano dal basso, non c'è stata una. Sono i commercianti della gazzara che hanno dato un'unica versione. Allora, ecco qua potrebbe essere un esempio di altre zone di commercio. Raccontano come si può fare. Anche questo la trovate su Dime per cui avete tutti i riferimenti che vi servono insomma, poi per poter organizzare. C'è anche un numero di telefono è anche questo nell'elenco che abbiamo fatto vedere noi. E, bene, adesso allora c'è il basket Favaro, eh, il video dei, che ci hanno mandato, per cui lo facciamo vedere. Beh, grandi ragazzi, abbiamo la slide qui dietro le mie spalle, il numero di telefono 366 93 592 per mandare eh, i vostri video, lo dico anche alle associazioni sportive, ma anche quelle culturali, mandateci video, racconti, cose così simpatiche, mm, bellissimo, un po', fate anche pubblicità della vostra attività, conviene sempre, insomma, no? E dice, bocca Sala, non siamo ammussati. E poi, insomma, è un modo per... È un modo per, per buttarla anche un po' in, in sorriso. E grazie a qui, ragazzi, insomma, protagonisti. protagonisti. E, il numero l'ho appena detto, e io darei la parola al Presidente se vuol fare un saluto alla, alla, alla città che ci ascolta, insomma, e l'appuntamento alle categorie, insomma, che adesso ci sederemo a lavorare. Perché poi... Io faccio un saluto a tutti i genitori, a tutti noi. Io sono guarda, guardate, molto preoccupato da una parte ma molto contento perché abbiamo riscoperto un paese straordinario. Dobbiamo imparare ad ascoltarci e a dialogare di più, ecco perché queste trasmissioni sono importanti, anche perché i confronti servono per crescere e dobbiamo evitare di essere meno egoisti, dobbiamo essere più generosi in tutto quello che facciamo e perciò la generosità parte anche dal non difendere a tutti i costi le proprie posizioni ma anzi al contrario a capire quelle che sono le cose tra un po' usciremo di casa mi auguro che tra un po' di tempo potremo abbracciarci, stringerci la mano e tornare a essere come prima, anzi più forti di prima, perché diciamolo con forza noi siamo italiani. Io penso che la conclusione migliore non c'ho niente da aggiungere, io farei partire la sigla e ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato anche oggi, insomma grazie Vincenzo di cuore veramente, te lo giuro e poi ci vediamo con le altre categorie. Facciamo partire la sigla con i bambini, continuate a mandarci i disegni, noi li aggiungiamo in sigla, disegni bellissimi e li facciamo vedere volentieri. alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie e le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23.30 e alle 8 del mattino su Televenezia.